Stati Uniti, rimonta di Joe Biden che vince in 9 stati su 14. Sanders non sfonda nella comunità di colore nel Midwest. L'Italia mobilita anche le strutture militari contro l'epidemia in settentrione. Guerra totale al virus anche in Francia. A pochi giorni dall'accordo di pace, 20 militari afghani sono morti nel corso di attacchi da parte dei talebani. Le forze statunitensi hanno risposto colpendo combattenti talebani in un raid aereo. Si è aggiudicato le primarie democratiche in 9 su 14 stati al voto nel super martedì. È lui, Joe Biden, il vicepresidente di Barack Obama, in testa nella corsa tra gli aspiranti candidati alla Casa Bianca alle elezioni di novembre. Organico al potere, veterano della politica, già senatore del Delaware, poi vicepresidente per 2 mandati, Biden ha superato le aspettative. Sono qui per dire che siamo più vivi che mai. La nostra campagna manderà a casa Donald Trump. This campaign will send Donald Trump packing. La gente parla di una rivoluzione, abbiamo iniziato un movimento, abbiamo aumentato l'affluenza. La gente è andata a votare per noi, questo può metterci nella condizione di fare cose straordinarie, straordinarie. A Biden sono andati Texas, Alabama, Virginia, North Carolina, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Minnesota e Massachusetts. Mentre il candidato che incarna l'ala sinistra del partito, Bernie Sanders, si è aggiudicato lo stato d'origine, il Vermont, poi il Colorado e Utah. Sanders è anche in testa in California, dove si conta ancora però. È lo stato che assegna più delegati e Sanders spera ancora. Vinceremo perché la gente ha capito che la nostra campagna, il nostro movimento, è il migliore per sconfiggere Trump. Quello che ci serve è una nuova politica che porti la classe lavoratrice nel nostro movimento, che porti i giovani nel nostro movimento politico. Sanders non ha sfondato nella comunità di colore e in un paio di stati più moderati del Midwest. La sua strada è in salita. Male gli altri due candidati. Guadagna giusto una decina di delegati l'ex sindaco di New York e magnate televisivo Michael Bloomberg, nonostante i tanti milioni spesi nella campagna elettorale. Per la senatrice Elizabeth Warren si parlava di ritiro già prima del Super Tuesday. Non sfonda neanche nel suo stato, il Massachusetts. Nottata deludente per il senatore Bernie Sanders nel Vermont. Gli applausi si sono moltiplicati al suo raduno elettorale quando iniziavano a giungere i primi risultati, ma non è stato il super martedì che ci si aspettava dal candidato democratico. Non è chiaro chi maturerà una posizione dominante. Maggiore slancio sembra avere l'ex vicepresidente Joe Biden. Una svolta per lui da una campagna dai toni da crisi esistenziale. Dopo i primi deboli risultati c'è stata una boccata d'aria fresca nella Carolina del Sud. Una rinascita di Biden fa parte dei titoli di testa, così come la disastrosa esibizione dell'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg. I suoi soldi non potevano comprargli alcuna vittoria significativa. La senatrice Warren è andata male e su entrambi grava l'invito ad abbandonare la competizione. Qui nel Vermont Bernie Sanders proclama una vittoria. Joe Biden ha fatto lo stesso durante un raduno notturno elettorale in California. Questo martedì potrebbe essere l'inizio di una corsa per il traguardo a sfidare Donald Trump a novembre, una partita che investe Sanders e Biden. Questo è il confine dell'Europa. Parole dell'Unione Europea indirizzate al presidente turco Erdogan dopo le crescenti tensioni di questi giorni. Mentre la fuga verso la Grecia non si ferma, in Siria un razzo ha causato 9 morti, tra cui 5 bambini. Dalle 8 di mercoledì un gruppo di migranti a Castagnes, confine turco-ellenico, ha iniziato a lanciare pietre e gas lacrimogeni sulle forze di polizia greche. Queste ultime hanno reagito immediatamente, usando a loro volta dei lacrimogeni per fermare il tentativo dei migranti di entrare in Grecia. La tensione è palpabile, molti uomini della polizia e dell'esercito ellenico sono sul posto, come accade sempre di recente al confine, in attesa di vedere se tutto rientrerà. Pare che la visita dei leader europei sia stata la ragione di una tregua di 24 ore a Castagnes. Intanto anche dal Ministero della Difesa russo sono giunte critiche alla Turchia, che ha violato la legge internazionale schierando una divisione di 14.000 soldati nella zona di Idlib in Siria. Secondo le Nazioni Unite, la più grande crisi umanitaria ora in corso, un dramma per oltre mezzo milione di uomini, donne e bambini in fuga dalla città siriana di Idlib per salvarsi dalle bombe di Assad.
La Turchia, come è noto, ha deciso di lasciarli andare verso la Grecia, dove sono stati respinti in malo modo. Non tutti, però. In migliaia, come Sabara Duan, siriana, con lei 3 figli, sono bloccati in Turchia. Perché ci hanno detto di venire quando poi i confini sono chiusi? Devono lasciarci andare perché ci hanno detto che i confini sono aperti e tutti quelli che volevano potevano passare. Saba vuole l'Europa per meglio curare sua figlia affetta dalla sindrome di Down, ma per lei il confine è chiuso. Quanti sono i profughi verso la Grecia? 130.000 per Ankara, per Atene 24.000. Qui ci sono persone di diversa origine, siriani, somali, afghani. Dicono che le strade verso la Grecia sono bloccate dalla polizia e che loro sono fermi qui. Cercano una strada per raggiungere l'Unione Europea. Unione che dovrà trovare una posizione unitaria o quantomeno decidere da farsi. Ci provano in queste ore i ministri dell'interno europei riuniti a Bruxelles. Ieri la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno visitato il confine greco-turco, poi si sono recati a Sofia. La Bulgaria ha i confini blindati, ha ribadito il primo ministro Borisov. Chi cerca di mettere alla prova l'unità dell'Europa resterà deluso, ha detto ieri la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Grazie alla Grecia, che è uno scudo, ha aggiunto. Ci hanno trattato male, racconta questo medico siriano, non so cosa dire, davvero male. Hanno lasciato che i bambini camminassero per 20 chilometri. Insomma, le autorità turche controllano i movimenti dei profughi usati come pedine in un braccio di ferro con Bruxelles. Se Bruxelles non può che schierarsi contro le provocazioni della Turchia, considerate inaccettabili, che ne sarà di queste anime in pena? Interessa poco a Ibrahim, che cerca, dice, solo una vita migliore per i figli, esattamente come Saba. Da Bruxelles arrivano appelli ad Ankara, ristabiliamo la collaborazione, ma in tanti rimarcano i rischi di questa sorta di esternalizzazione alla Turchia del flusso migratorio. Saba viene da Idlib e andrà avanti ad ogni costo. Non ho più casa, se tornassi indietro dovrei comunque ricominciare, quindi preferisco andare avanti con i miei figli. Anche l'esercito scende in campo contro il coronavirus in Italia. Si approntano sedi come un vecchio ospedale militare che a Milano servirà per decongestionare i reparti dei convalescenti negli ospedali cittadini. C'è stato il richiamo dei medici riservisti per affrontare le emergenze in Alta Italia. Mentre aumenta il numero dei contagiati, si pensa a un'altra zona rossa di quarantena nella città di Bergamo, 50 km a nord-est di Milano. Le scuole nel milanese restano chiuse, ma sono chiuse anche 120 scuole in Francia, prevalentemente nell'Oise, dove è arrivato il coronavirus. Il presidente Macron ha fatto requisire tutte le mascherine disponibili nel paese per rifornire chi sta affrontando l'epidemia. Dal centro di crisi del Ministero della Salute francese a Parigi, il presidente è stato chiaro. Dobbiamo essere tutti consapevoli che siamo e saremo mobilitati a lungo termine, ma siamo pronti e so che avremo la forza di affrontare la sfida. Al vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si sottolinea che il virus non è come l'influenza. Mentre molte persone in tutto il mondo hanno sviluppato l'immunità contro i ceppi di influenza stagionali, contro il Covid-19, che è un nuovo virus, nessuno ha sviluppato l'immunità. Ciò significa che molte persone sono suscettibili di infezione. Mentre una parte dei dirigenti politici dell'Iran sono già affetti da coronavirus, le autorità iraniane hanno deciso il trasferimento di 54.000 detenuti agli arresti domiciliari per evitare i rischi di diffusione del contagio da coronavirus nelle carceri. Nel frattempo il presidente Trump negli Stati Uniti ha visitato un laboratorio dove si opera per individuare nuove terapie. Nonostante le sue rassicurazioni, negli Stati Uniti c'è stato un nuovo decesso per il virus. Le tensioni stanno aumentando al Congresso in relazione all'effettiva capacità del governo di procedere con i test fra la popolazione. A pochi giorni dall'accordo di pace, almeno 20 militari afghani sono morti nel corso di una serie di attacchi da parte dei talebani. L'offensiva giunge poche ore dopo una conversazione telefonica tra il presidente statunitense Trump ed il negoziatore dei talebani, Mullah Baradar.
Le forze statunitensi hanno risposto colpendo combattenti talebani in un raid aereo a Nare Saraji, nel sud della provincia di Helmand. A twittare la notizia un portavoce militare che ha definito difensiva l'operazione, spiegando che i talebani stavano attaccando un posto di blocco delle forze di sicurezza afghane. Le forze talebani avrebbero condotto 43 attacchi alle truppe afghane nelle ultime ore. Secondo un portavoce del governo provinciale, almeno 2 agenti di polizia sono stati uccisi. Il governo francese incassa 2 voti di sfiducia, ma impone la riforma delle pensioni, che avrebbe comunque approvato. La revisione del sistema pensionistico passa quindi alla Camera Bassa, con un provvedimento da estrema ratio, col quale si spera di risolvere un impasse che dura da mesi. Il voto segue la decisione del primo ministro Edouard Philippe di utilizzare un potere costituzionale speciale per far passare la legge sulle pensioni senza votazione alcuna. Prima dei voti di sfiducia, migliaia di persone erano scese in piazza a Parigi e in altre città francesi per protestare contro la riforma, che farebbe un'amalgama totale, riducendo le pensioni a tutti con l'innalzamento dell'età pensionabile, che per ora in Francia è a 62 anni. È chiaro che il governo è pronto a concedere con la forza per imporre le sue riforme, costi quel che costi, rinunciando al dibattito parlamentare, anche se alla maggioranza. Vedremo se questo darà slancio al movimento. Vogliamo continuare a dare ai pensionati di domani un livello decente di pensione, o questa è soltanto una vaga idea di quello che avranno per sopravvivere? La riforma ha generato negli ultimi mesi gli scioperi più duri mai visti in Francia da decenni. Il trasporto pubblico era stato quasi azzerato, ma anche l'attività di scuole e ospedali, persino quella dei tribunali, con gli avvocati inferociti.